Siamo in compagnia del dirigente tecnico del comune di Bovamarina, Giovanni Palamara, che fin dal 2001 ha seguito i lavori della piscina comunale di Bovamarina. Dopo 14 anni oggi finalmente si inaugura. Come mai tutto questo ritardo? Perché secondo me negli anni passati non c'era l'intenzione di portarla a compimento. Questa amministrazione devo dire che è stata molto capace e abile a farci portare questo impianto a quello che era la destinazione iniziale. Quali saranno i costi nella gestione della piscina comunale di Bovamarina? Ma secondo me un costo c'è, perché il riscaldamento costa, l'affitto ce lo deve pagare, però io penso che le ammortizza, perché questa è una delle piscine, l'unica forse che c'è fino a Reggio. C'è tanto bisogno di piscina ormai, per cui penso che i costi saranno bene ammortizzati. Manderà i suoi figli in questa piscina? Sicuramente, già c'è un mio figlio che ha bisogno proprio della piscina e io sono contento, perché abbiamo fatto di tutto, anche perché c'è problema di handicap a più persone, e questo è il massimo che potevamo fare.